vi farò vedere come fare una catenella alla fine di un braccialetto, come questo. Questo qua si chiama Zigzag Chain, è un bellissimo bracciale. Aspettate, devo smontare la catenella, non mi si è caricato l'altro video, quindi lo rifarò senza problemi. Allora, per prima di tutto faccio questa vita. Questi qui mettiamo uno con un dito e uno con l'altro. Molto semplice questo passaggio. Poi prendiamo un elastico, stiamo qua, lo facciamo l'ultimo, lo facciamo passare sopra. Prendiamo un altro elastico, l'ultimo lo facciamo passare sopra. Tirando. Poi prendiamo un altro elastico, l'ultimo lo facciamo passare sopra. Così, così. Prendiamo un altro, mettiamo l'ultimo, lo facciamo passare sopra. Alla fine, l'ultimo lo facciamo passare sopra. Alla fine, guardate come sono messi, come ho messo l'elastico, così. Questo oppure questo, bene, lo dobbiamo portare a un altro, con questo qui. Mettete così, prendete la nostra clip e lo agganciate. Ecco fatto. Adesso ve lo farò vedere con il telaio. Scusate, guarda. Dobbiamo girare sempre il nostro telaio. Questi spazi devono essere rivolti sempre verso lo schermo del computer. Poi prendiamo. Vabbè, io sgancio questi qua. Allora, dobbiamo mettere questo elastico qui, poi questo qui, dal primo più allacciato al secondo, dal secondo al terzo. Scusate, mio fratello. Dovete metterli in questa sequenza. Scusate, non so se si vede. In questa sequenza. Poi potete metterli pure qua e qua. Allora, prendiamo le nostre due estremità dell'elastico, giriamo il nostro telaio, mettiamoci il nostro elastichetto. Poi mettiamo da parte questo qui e prendiamo questo e lo passiamo sopra e lo agganciamo a questo violo. C'è un altro spazio, prendiamo questo elastico e lo facciamo mettere questo violo e prendiamo un altro e lo facciamo mettere questo violo. Un altro e mettiamo in questo violo. Alla fine, quando dobbiamo agganciare la nostra clip, scusate, questo qua. Ecco qua, così. Ciao, a presto! Spero che vi sia piaciuta e se vi è piaciuto mettete un pollicione. Ciao!